Ciao a tutti raga, ben ritrovati e trovati. Oggi per Retro Lover esploriamo il famosissimo Rainbow Island. Vediamo subito com'è questo sequel ufficiale di Bubble Bobble, come leggete, con dei numeri che non ho idea di cosa significhino. L'arcobaleno è la mia scia proprio, però non posso colpirlo ora all'insetto. Come vedete rimane comunque lo sprite dei vecchi Bubble Bobble, perché come vedete quando poi muoiono per qualche ragione si deformano e diventano così. Come vedete è un platform dove raccogliamo oggetti a caso. Da questi arcobaleni possiamo anche saltarci sopra. E poi ci sono anche sti fiori che non danno punti, però si possono raccogliere. Quindi io veramente, raga, non ho idea di cosa significhi tutto ciò. Però non so se l'obiettivo sarebbe quello di completare la parola rainbow, perché come vedete c'è questa roba con i colori peggiori che vedete qua sotto, dove c'è la R, perché è la parola che dovremmo completare. Non so come, perché non ho mai trovato le lettere, però... ho rischiato malissimo, anche perché poi questo gioco in effetti è un po' facile, ma giustamente la Taito ha pensato, però guarda che vieni one shottato appena vieni toccato, quindi è una facilità fino a un certo punto, e dato che è una stella, se colpisce dei nemici li distrugge, e solo gli arcobaleni per qualche motivo riescono a passare da una schermata all'altra, e ogni livello finisce così. Tra l'altro i livelli sono procedurali, quindi ogni partita che fate cambiano sempre, perché giustamente, vabbè, almeno metti qualcosa nel nostro gioco, perché se no, se anche i livelli sono tutti uguali non ci sarebbe neanche gusto. Rispetto anche al predecessore, come notate subito, hanno colorato lo sfondo, perché giustamente si sono accorti che magari con lo sfondo nero magari non è proprio il massimo. Siamo qua a raccogliere cose. Bastalo, cioè è veramente difficile perdere sto gioco. Poi vabbè, se ci metti pure la stella così non devo neanche più attaccare i nemici. Ditemi un po' qua sotto cosa ne pensate. Io volevo portare la versione per DOS, che sembra la versione più avanzata, però non parte. Non riesco a capire il motivo, però non funziona. Ho aperto tutti gli exe di questo mondo della cartella di gioco, niente. Quindi ho pensato al Mega Drive. Il problema è che è solo in giapponese a quanto pare, e quindi ho indeciso tra il NES o il Master System, perché più o meno non ci sono grosse differenze da quello che ho notato. Quindi vabbè, alla fine poi ho pensato proprio per il NES, che magari la maggior parte di voi l'avranno giocato sul NES. Era anche più bello, no, condividere questo ricordo di Rainbow Island sul NES, visto che magari molti di voi l'hanno giocato sul NES. Quindi sì, però ti viene, non so se sono accorti, ma c'è il rischio di un attacco epilettico con tutti sti glitch, comunque non esageriamo. Poi se arrivo a un certo limite, lui mi cattura e mi porta su. E questa forza misteriosa, mamma mia, rischiavo malissimo. Per fortuna che ha cagato gli arcobaleni e quindi sono... Nice de che! Ah, ho completato la parola senza che me ne accorgessi. Perché c'è il temporale? Ci sono dei fulmini, quindi è strano, perché dici... E niente, e muoio. Sono pure capace a morire, perché basta una distrazione e subito ti ammazzano. Ah, da qua è pure fin troppo facile. È la prima volta, raga, che mi lamento di un gioco troppo facile. Però sarebbe interessante, se qualcuno di voi conosce la lore, se me la può scrivere un attimo nei commenti, come che sono passati dal drago al bambino. Cioè si è trasformato in protagonista. E niente, prima o poi, raga, ce la faccio, eh. E proprio mi droppa il cibo a caso. Si erano girati di colpo, non me l'aspettavo. Orca miseria, orca miseria, come rischio qua. Perché un attimo, è veramente imprevedibile sto arcobaleno. Arca miseria, ma perché cado addosso al nemico, secondo voi? Voi lo sapete, io no. Però per fortuna ripartiamo da lì e con ancora tantissime vite. E però raga, fondamentalmente il gioco è questo. È un pochino tutto uguale, possiamo dire, perché non succede letteralmente nient'altro. Vabbè, io inizio a skippare i nemici, tanto è perfettamente fattibile skippandoli tutti, eh. La Titus è sicura di che non li colpiamo tutti solo perché fa score. Cosa sta facendo quella coccinella, scusa, eh? Se mi metti pure una barriera che mi distrugge tutti i nemici, io non faccio più niente. È una passeggiata diventa, eh. Uè, là raga, c'è il boss, attenzione. Attenzione! Brividi! Ma poi non è full vita, raga! Non è full vita! Ma perché mi danno un boss che spawna senza che sia full vita? Ah! Beh, sono molto male, però. Perché comunque occupa tutto e... Poi in realtà non mi sto impegnando, raga. Diciamoci la verità. Mamma mia, che rischio! Dai, siamo pronti? Siamo pronti, eh? Ti piscio gli arcobaleni in faccia. Ah, te l'ho fatta, è anche là per terra. Mamma mia, che rischio. Plala. Difficoltà sta ovviamente che occupa mezza schermata. Di pochissimo ogni volta. No, raga, per davvero c'è solo più due pallini rossi. E lo finisce così. Capo, stava per toccarmi proprio all'ultimo. E invece è andata. Magicamente. Ecco Bobby. Devo un grande diamante qui, ok. Che è esattamente come noi con un'altra skin. Esattamente come i due draghetti, perfetto. Ho un extra life, grazie, grazie. Ce n'era proprio bisogno in sto gioco. Ah, questi quindi sono i 7 big diamonds da raccogliere proprio. E te li ha messi così perché sono colorografici. Attenzione, i tuoi calamati giustamente, no, per cambiare un po' così i nemici
A parte che mi seguono un po' e poi sparano soprattutto, perché veramente con gli insetti mi stavo annoiando e niente, mi spacco e vabbè. Stai fermo, mamma mia che rischio. Smetti di glitchare, ma in sto gioco è tutto un glitch. È epilettica sta cosa, oh, stiamo calmi con i glitch. E vabbè però, stai arcobaleni, e certo. E poi arriva lui. Niente, niente, il proiettile mi ha preso. Guarda, guarda come cercano di arrivare a me, ma non ce la faranno mai. Ventura si sta surriscaldando e niente, sono volato via. Gli aeroplani, giustamente, la terza guerra mondiale, facciamo? Raga, vabbè, di schippo a sto punto, cioè, mi hanno lasciato proprio andare. Tutto ripulito, perfetto, prendo il sushi anche se non mi piace. Sono rimasti degli oggetti in basso a destra, hanno talmente poca importanza che il livello è cambiato anche se non li ho raccolti. È uguale a prima il livello, ma scusa. No, dai, no, dai. Proprio non me l'aspettavo, perché ovviamente l'inquadratura è quella che è. Ma poi stavo notando, ma la parola che dobbiamo sempre completare, Rainbow, cioè manco cambiare la parola, è sempre la stessa. Quindi la Taito faceva completare parole prima che andasse di moda con la Disney. Se vi ricordate anche con Hercules dovevamo sempre completare la parola Hercules, e idem con Tarzan. Ci sono tanti rumori a caso che sembrano one up, però non vedo niente. E voilà. E boh, raga, io direi che come panoramica di Rainbow Island possa bastare, perché è veramente tutto così, è pazzesco. Però spero che appunto vi possa piacere. La pausa è letteralmente solo senza audio e nient'altro. Ditemi qua sotto cosa ne pensate. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Se questo video vi è piaciuto, ricordo di lasciare un like, di commentare e condividere. Passate in descrizione per il sito di freegames.com, dove parliamo di tutti i tipi di videogiochi. Sul mio canale Viola, come vuole la censura, dove streamo quando riesco, tutti i giorni alle 16, sul mio profilo Atto Scrivo Storie, sul mio secondo canale Rappe Massimo, il mio canale Watt Fetisi Disco Film Vecchi Dimenticati, e su Udemy per trovare dei corsi riguardo lo sviluppo sito web front-end, e su Spotify dove trovate il mio primo audiolibro. Io vi ringrazio come è stato per la visione, ci vediamo al prossimo video, e ciao Mr. Watt.